Ancora in diretta con Mattina 9 per parlarvi dell'undicesima edizione di una kermesse culturale molto importante che si chiama Strane Coppie. Quest'anno avrà un tema particolare perché parlerà di Costellazione, l'anima nobile della letteratura. Ne parliamo con Antonella Cilento, che non è soltanto una scrittrice, ma in questo caso è anche ideatrice di una rassegna che coinvolge più generi letterari, ma soprattutto nuove generazioni al passo con la letteratura. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, un festival importante nel quale, attraverso questo tema di cui abbiamo già accennato, avranno l'opportunità anche degli scrittori contemporanei di far conoscere la propria arte letteraria in qualche modo. Beh sì, Strane Coppie per oltre 10 anni ha messo sempre a confronto dei grandi classici della letteratura fra 800 e 900, avvicinando lingue, mondi e, come dire, autorialità completamente differenti. Quest'anno abbiamo pensato che avere un tema centrale e in qualche modo analizzare le parole che sono sempre costantemente dentro la comunicazione, nei media, e quindi i temi, grossi argomenti, creando delle costellazioni di autori, fosse un nuovo sistema per appunto rinnovare la formula e contemporaneamente ragionare in modo verticale. La letteratura, grazie a grandi nomi, riesce a ragionare di temi che ovviamente un giornale, la televisione possono affrontare soltanto in superficie, certo, in maniera più profonda. In maniera orizzontale, invece in questo caso attraverso 5 incontri che si disputeranno tra Roma, Napoli e anche Milano. Quindi, esatto. Appunto, questo confronto con autori contemporanei di grandi del passato, io le chiedo a questo punto, il tema sono le costellazioni, in che maniera gli astri e le stesse costellazioni hanno orientato proprio la letteratura dei nostri tempi, no? È un bel tema. In realtà, diciamo che più che gli astri, qui si parla proprio di famiglie d'autori. Per esempio, ci sono incontri dove si parte da un grande classico, come succederà a Napoli ad aprile, si parte da Dostoevskij, e tutta una serie di autori hanno gemmato da lui intorno a un argomento. In quel caso l'argomento sarà il femminicidio, un tema chiaramente che purtroppo dobbiamo affrontare in continuazione. E lì effettivamente si guarda al femminicidio attraverso poi gli occhi di Tommaso Landolfi o di Giovanni Arpino, di Bernard Malamud. Come avviene l'abbinamento dei temi? Nel senso che in questo caso il femminicidio si parte da Dostoevskij, però Dostoevskij non tratta solo questo tema, ecco, certo, relativo alle donne, ma comunque altri. Ecco, come si fa questa analisi deduttiva, mi viene da chiederle? Beh, è selettiva, in qualche modo è un argomento molto forte, perché nella Mite, in questo suo famoso racconto, noi vediamo un marito che guarda la moglie morta e sa che in qualche modo è responsabile del suo suicidio, quindi è chiaramente, come dire, un attraversamento che però è molto forte in lui, la responsabilità, il senso di colpa, è un tema ampio in tutta l'opera di Dostoevskij che si declina in maniera specifica anche nei rapporti con le donne. Antonella, allora diciamo 24 gennaio prima tappa a Napoli. Abbiamo detto che la letteratura è un po' come se fosse questo cielo stellato che avvolge tutti e che festival di questo tipo, come anche speriamo la nostra trasmissione, ma anche la buona televisione o anche altre forme di comunicazione, rappresentano in qualche modo un distillato di quello che i grandi della letteratura mondiale degli anni trascorsi hanno proferito. Quindi ti chiederei quanto è importante appunto questa condensa di concetti da favorire a coloro i quali poi come noi sono arrivati dopo. Sì. Beh, è molto importante anche perché ci consente di percepire diversamente quello che noi viviamo. Il primo incontro, quello appunto che c'è questo giovedì 24 gennaio, ha come tema la bellezza. E noi viviamo in tempi di cosmetica, ci preoccupiamo molto ovviamente della superficie e di come appariamo. Invece il tema qui è declinato all'interno del senso dell'arte, quindi la bellezza come raggiungimento e come obiettivo. Si tratta infatti di una selezione di libri dove si parla di vite di pittori. Temi che trasformano un po' la contemporaneità e soprattutto i suoi giovani in concetti che comunque hanno a che fare sempre con la nostra vita. Penso per esempio, ed è menzionato all'interno della rassegna, un Balzac che ha prodotto opere di grandissimo valore, soprattutto tantissime, un grandissimo numero proprio esponenziale di opere, e rappresentava però quei temi dell'umanità che sono tutt'oggi contemporanei. Penso per esempio a Fisiologia del matrimonio, perché ho avuto io esperienza diretta di leggerlo, attraverso proprio quella criticità che esiste oggi all'interno della coppia. Ecco, questo per dare un esempio e un po' il senso di quanto sia contemporaneo il tema che porta con sé un romanzo antico. Sempre, in Balzac per esempio noi in questo primo incontro ci occuperemo del capolavoro sconosciuto, e il capolavoro sconosciuto parla di come in qualche modo lentamente scompaiano
dentro di noi la percezione dell'opera. C'è un grande pittore ignoto, Fraunhofer, che però sta costruendo da anni un quadro, e questo quadro lentamente si compone davanti ai suoi occhi, nessuno l'ha potuto vedere. Quando finalmente altri due grandi pittori, Purbiu e Poussin, riescono a entrare nel suo atelier, scoprono che in realtà sulla tela è finita un oggetto incomprensibile, illeggibile. Qualcuno pensò che Balzac avesse avuto un'intuizione sull'impressionismo che era di là da venire, e probabilmente fu così, ma la realtà è che il pittore, che viene raccontato da Balzac, ha perso lentamente durante la sperimentazione anche la percezione di quel che vuole fare. Quanto è importante, o meglio, quanto possono influenzare gli autori del passato gli autori contemporanei? Se gli autori contemporanei molte volte guardano gli autori del passato, perché forse c'è anche da porsi questa domanda. Il problema è che dovrebbe essere obbligatorio guardare gli autori del passato. Noi non esistiamo senza i nostri padri, le nostre madri letterarie. Di conseguenza facciamo parte sempre di una tradizione, di una genealogia. Strane coppie da sempre. È anche un po' monico a questo punto, un obiettivo, quello che si pone strane coppie. Purtroppo dobbiamo ancora usare il condizionale. Dovrebbe essere obbligatorio. Per me come autore è, come dire, indispensabile. Penso che per parecchi altri, come dire, sia così. Ricordiamo l'appuntamento. Sì. Detto il primo il 24 gennaio e poi tornerà a Napoli il 21 febbraio e il 18 aprile sempre a Palazzo della Marina Militare. Esatto? Esatto. Tra l'altro è l'occasione di vedere un posto che normalmente i napoletani non visitano, perché appunto è chiuso, è un circolo ufficiale, è un palazzo bellissimo che ha un grande panorama, quindi è anche un modo per vedere la città da un altro punto di vista. Grazie allora ad Antonella Cilento, che con la sua kermesse ci dà la possibilità comunque di rivivere, no, delle esperienze trascorse attraverso il buon seme della letteratura. Grazie ancora. Grazie. Adesso a voi. Brevissimo spazio pubblicitario, poi di nuovo insieme con un altro argomento targato Mattina 9.